Eccoci qua, buon pomeriggio amici, ben ritrovati. Allora, come vedete, questa volta non è una diretta per un unboxing, come lo chiamo sempre io, eh, ma è una diretta di condivisione, ovvero eh, se avete visto eh, l'unboxing di qualche giorno fa in merito a un'opera che mi è stata eh, consegnata. Da Simone D'Araghiati a nome suo e a nome di Johannes Witch. Insomma, insomma, mi hanno consegnato un'opera veramente pazzesca, straordinaria. E mi ero ripromesso, appunto, di eh, collocarla eh, nella maniera più adeguata nella mia sala. Non è, non è stato facile, ve lo dico subito perché ho già le pareti, come dire, congestionate. Ma grazie anche e soprattutto all'aiuto della mia splendida signora, di mia moglie, che eh, oltre ad avere buon gusto ha anche buon occhio. E, insomma, grazie al suo aiuto siamo riusciti a eh, riconfigurare la parete che adesso vi mostrerò. Allora, la parete che poi vedete a la, la, ecco fianco a me, l'altra inquadratura, partiamo da quel punto, ovvero eh, adesso poi stacco da questa camera e partiamo con l'altra perché quando entrate in casa mia, ecco, sono, ci sono loro ad accogliervi, ad ovvero le mie vetrine. Quando si entra, la, la prima visione che avete sono eh, le vetrine, per poi appunto proseguire verso la parete dove poi vedrete eh, tutti i miei quadri appesi. Andrò in maniera molto, molto lenta, molto piano, eh, insomma, anche per avvicinarci piano piano a, al punto. Eh, del, dell'opera di Johannes e Simone, eh, quindi ecco questo, questo è quanto. Oh, allora, per quanto riguarda questa diretta, stavolta come vedete l'ho fatta sul mio profilo, non sul gruppo Giaffi su web, eh, diciamo anche come prova, perché eh, stream, io trasmetto da, da StreamYard e chissà perché, come ho ripetuto mille volte, quando si trasmette sui gruppi eh, StreamYard chiede di fare quella antipatica eh, 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 insomma, autorizzazione ai commenti, e invece, cosa che non avviene nei profili e nelle pagine, quindi, infatti, come vedete, non c'è il solito link da, da cliccare. Infatti, non vi ho chiesto nemmeno di farlo. Credo quindi che i commenti si possano leggere tranquillamente senza la famosa autenticazione. Quindi, ho voluto fare questo tentativo. Se la cosa va bene, insomma, le prossime dirette le farò sempre eh, da qui. Allora, detto, detto questo, io direi. Eh, possiamo cominciare con la, la, la rassegna. La faccio questa, vi faccio questa ripresa, stacco questa cam e partiamo con l'altra. Quindi disabilito eh, il microfono e la cam. Il tempo di andare di qua, tanto ce l'ho qui alle mie spalle. Quindi un attimo solo che stacco e andiamo con l'altra cam. Eccomi qua, un attimo solo. Allora, ragazzi, eccomi. Salve, eccomi qua, arrivo subito. Eccomi, partiamo, partiamo da qui, eccomi qua. <ride> partiamo, partiamo da qui, quello è il, mio, è il mio cellulare. Allora, adesso spero che mi sentiate, eh, spero che l'audio vi arrivi vi vi chiaro. Adesso partiamo, facciamo, facciamo la ripresa, partiamo dalle catene e come vi ho detto prima, piano piano andiamo sulle pareti e facciamo la visione eh, d'insieme dei quadri che ho appesi. Allora, un attimo, vado con calma. Ecco qua, chiaramente adesso all'inizio soffrirete un po' di mal di mare. <ride> Eccomi qua. Allora, ovviamente, come vi dicevo, quando entrate nella mia casa eh, venite accolti dalle, dalle vetrine. Insomma, questa poi è una cosa che magari faremo in separata sede, magari farò una puntata apposita per mostrarvi le mie vetrine. Andando sopra, ecco qua, cominciamo con i primi quadri che ho appesi. Ecco vedete, quella lì è un'opera quel mio ritratto è un'opera che mi fece Rosario, buongiorno. Che saluto! Spero che arrivi il suo saluto perché purtroppo da tempo ha chiuso il suo profilo Facebook. Purtroppo, peccato. Poi, ecco qua: vedete, vado avanti. Quella lassù è un'opera del maestro designer, Quello sotto, quel Gundam, è di Marco Sarro. Vado, vado, avanti, eh, vado avanti, quello è quella lì. Quella è un'opera, vedete, di Masami Suda, il compianto maestro. Questa qui è Teruminisci. Questo è quando abbiamo fatto il quarantennale a Romix di Lady Oscar con tutti gli autografi di tutti i grandi personaggi che vi erano presenti quel giorno. E poi, ecco qua, cominciamo ad avvicinarci. Questa è un'opera. Questa è un'altra grande opera che mi hanno regalato Simone Taraghiati e Davide Lachi, in questo caso. Vado avanti. Ecco, questo è un Goldrick fatto. Questa è stata un'opera presa, uno street art. Questo era un artista di strada che era. Altre opere del maestro e designer che saluto sempre anche con il suo autografo. Allora, oh, ci stiamo avvicinando, eh? ci stiamo avvicinando ed ecco qua, ecco dove ho collocato, eccola lì, l'opera di Johannes Vinci e Simone D'Araghiati. Io veramente, ragazzi, eh, che dirvi. Fa veramente bella mossa di sé, eh, ecco, vedete, questa configurazione che vedete non era così originariamente. Eh, questo angolo di parete, appunto, grazie a mia moglie, è stato completamente riconfigurato proprio per inserire l'opera di Johannes e Simone. E, insomma, ne valsa davvero la pena? Eh, insomma che dire, no, amici, se siete d'accordo con me. È un'opera straordinaria, eh, dà ancora più lustro. A tutta, a tutta la mia sala, insomma, ecco qua. Eh, faccio un'ultima inquadratura, ecco qui, mi avvicino ancora di più. E insomma, che dire, veramente sono emozionato, ragazzi. Grazie davvero perché questa è un'opera, no? Veramente che ha, che ha insomma, bellissimi colori. Poi formato grande e insomma, poi se vedete l'unboxing che vi ho fatto l'altra volta l'abbiamo vista, no? Mentre l'aprivo, eh, l'abbiamo vista ancora più da vicino. Bene, allora, ristacco di nuovo eh, questa cam e mi eh, ritorno con l'altra, così eh, vi faccio anche vedere qualche, la, le loro pagine e vi dico anche altre, altre info riguardanti Johannes e Simone. Allora, un attimo solo, scusate. Eccomi qua. Allora, riprendo il microfono, abbiate pazienza che ho una mano sola. <ride> Eccomi qua. Tanto quello è il mio gatto, sì. <ride> Uno dei miei gatti, ce n'ho due. Allora, amici, ci tenevo, insomma, a fare questa ripresa e volevo appunto, mh, come dire, dare merito, dare visione a, ai, insomma, ai, ai nostri due magnifici eh, artisti. Allora, a proposito dei quali, eh, vi dico... Loro, eh, come, come tutti eh, gli artisti, eh, vi, voi potete commissionargli ciò che volete. Chiaramente, loro hanno un target preciso, più che altro sono, se vedete le loro opere, loro fanno tanto Gonagai e, e, e mh, i Transformers. Ma insomma, come tutti gli artisti che si rispettano, potete commissionargli eh, qualsiasi, qualsiasi cosa. I Transformers, a proposito, infatti loro, eh, Johannes e Simone, sono molto famosi appunto nell'ambito dell'ambiente Transformers. Infatti mh, le action figures che voi acquistate, le, 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 le stampe su, sulle confezioni, sui cartoni, sono loro, sono loro che realizzano i disegni stampati sulle confezioni eh, dei Transformers. Insomma, quindi veramente possono, possono vantare. Eh, questa, questa collaborazione eh, insomma, eh, è veramente una gran bella cosa. Allora, vi voglio anche condividere le loro pagine. L'ho fatto anche nell'unboxing, ma è, è giusto che ve le ricondivida. Allora, un attimo, un attimo solo. Allora, questa, qui è la pagina, eh, questa qui è la pagina di eh, Simone D'Arachiati. Questa è eh, Gv Creations. Vedete, eh, questa è la pagina Facebook di Simone, chiaramente. Ecco, mi raccomando, un bel like, eh, iscrivetevi, iscrivetevi in modo che così sarete sempre aggiornati sulle opere. Ecco, vedete, a proposito dei Transformer, no? eh, eh, Sarete sempre aggiornati sulle opere che man mano andrà eh, a pubblicare. Oh, poi, eh, vi, voglio, eh, vi voglio condividere la pagina Facebook di Johannes eh, Vinci. Allora, eccomi qua eccola qua, YoLab Studio eccola qua, vedete? YoLab Studio, questa è la pagina Facebook di Johannes Vinci, anche qui stessa raccomandazione mettete un bel like e iscrivetevi alla sua eh, pagina e, ah, sempre a proposito di Johannes Vinci vi linko anche allora, un attimo solo vi linko anche eh, la, la, la pagina web di Devian Art, eccola un attimo solo arriva subito eccola qui Ecco, la vedete, quel well jack, eh, sotto c'è scritto Johannes, ecco qua. Eh, anche qui, mi raccomando, eh, visionate questa pagina, questo, questo sito web di Devian Arte, in modo che così anche qua sarete sempre aggiornati, ecco, vedete, sulle sue ultime, ultime eh, opere. Poi, eh, ultima cosa, sempre riguardo Johannes, anche la sua pagina eh, Instagram, che adesso vi vado a, a condividere. Ed è l'ultima condivisione, ecco qua. E questa è la pagina Instagram, sempre di Iolab Studio, sempre di Johannes Vinci. Anche qui, stessa cosa, ovviamente, siete, siete aggiornati sulle pubblicazioni delle loro opere. Oh, ecco qua, questo, questo è quanto, insomma, ci tenevo a fare questa diretta. Io vi ringrazio tutti per la visione e ci vediamo alla prossima. Buona serata.